Il fatto che questi due palloncini si attraggano e si respingono si può spiegare ricorrendo a quella che è la struttura della materia. Il palloncino, noi stessi, siamo fatti di atomi. Un atomo ha un ordine di grandezza del centimilionesimo di centimetro. Un atomo, sappiamo, ce lo dicono gli studi recenti, è di neutroni, di protoni e di elettroni. L'elettrone in particolare è importante nelle reazioni chimiche. Vedremo l'elettrone protagonista di questi esperimenti. I metalli sono materiali per molti usi. Secondo il modello atomico, i metalli sono tenuti insieme da cariche elettriche di segno opposto. Noi non ce ne accorgiamo perché le cariche si neutralizzano tra loro. Infatti, generalmente, ogni materiale contiene tante cariche elettriche positive quante sono quelle negative. Inoltre, le cariche sono distribuite in modo uniforme. È possibile però variare la distribuzione uniforme delle cariche negli oggetti metallici, come in questo esperimento. La sfera che avviciniamo alla piastra di metallo ha una carica elettrostatica positiva. Le due lamelle metalliche sottostanti, collegate alla piastra, si respingono quando la sfera si avvicina alla piastra. Appena la sfera viene allontanata, le lamelle tornano nella posizione iniziale. Supponiamo che la sfera sia caricata positivamente e quindi attiri le cariche negative. Così si raccoglie sulla piastra un eccesso di carica negativa. Contemporaneamente, nelle lamine di metallo si viene a determinare una minore quantità di cariche negative e quindi rimane solo un eccesso di cariche positive. Queste cariche positive, qui non indicate, ma presenti in entrambe le lamine, sono la causa del loro respingersi. Se invece avviciniamo alla piastra una sfera caricata negativamente, l'elettroscopio segnala usualmente la presenza di cariche elettriche con una divaricazione delle lamine metalliche. Questa volta le lamine sono entrambe con carica negativa e quindi si creano forze repulsive. In questo elettroscopio è mobile soltanto questo indice metallico, il quale viene respinto durante l'avvicinamento della sfera con carica negativa. Quando si tocca la piastra con la sfera di metallo,
si ottiene uno spostamento continuo dell'indice. Ecco la spiegazione del fenomeno. Le cariche negative vengono trasferite in continuazione sull'elettroscopio. Ripetiamo diverse volte questo esperimento, caricando ogni volta la sfera. La maggiore apertura indica che all'elettroscopio giungono sempre più cariche negative. Questo semplice esperimento dimostra quindi che le cariche elettriche si possono sommare. La più piccola quantità di carica negativa si trova nell'elettrone e tutti gli elettroni hanno la stessa carica. Sono miliardi gli elettroni che nel nostro esperimento si trasferiscono sull'elettroscopio. È un valore minore confrontato con tutti gli elettroni presenti nel metallo dell'elettroscopio. È come se si facessero cadere alcune gocce d'olio nell'olio contenuto in un enorme serbatoio. Con questo apparecchio dimostreremo ora che gli elettroni portatori di cariche elettriche negative sono quelli che si lasciano facilmente spostare. Utilizzeremo una piccola parte di elettroni provenienti dalla superficie della placca di metallo che sporge alla sinistra dell'ampolla di vetro. Per mezzo di un alimentatore di corrente elettrica, forniamo l'energia per far muovere gli elettroni da una placca all'altra. Il bombardamento elettronico fa brillare uno speciale colorante e mette in rotazione le pale di questo mulinello. L'ampolla di vetro è sottovuoto. Spostiamo il cavo di alimentazione. In questo modo le due placche di metallo cambiano polarità. Il mulinello cambia il verso di rotazione perché gli elettroni con carica negativa colpiscono in direzione opposta alla precedente. Dopo l'interruzione dell'alimentazione elettrica, le due placche di metallo ritornano nelle precedenti condizioni fisiche, come tanti altri oggetti di uso giornaliero. In realtà gli elettroni, anche se facilmente mobili, occupano posizioni di spazio ben definite. E se nulla li costringe, non riescono ad allontanarsi dai singoli materiali. Sull'influenza tra differenti cariche elettriche, ecco un esperimento. Con l'aiuto di questo apparecchio, possiamo osservare il comportamento delle gocce di olio che vengono poste in un campo elettrico. Le gocce sono fatte passare tra due piastre con cariche opposte, negative e positive, e sono osservate al microscopio.
Basta spruzzare l'olio per ottenere le goccioline caricate elettricamente. Quando le goccioline arrivano nello spazio tra le due piastre non ancora caricate, all'inizio sono soggette alla sola forza di gravità e scendono verso il basso. Ma non appena le due piastre di metallo sono caricate, alcune goccioline subiscono una deviazione e salgono verso l'alto perché risentono della forza elettrostatica. Le gocce con carica elettrica negativa si dirigeranno verso la piastra con carica positiva. In acqua distillata ho sciolto dei cristalli di solfato di rame. La soluzione è diventata azzurra per la presenza di ioni rame. Ecco, questi sono ioni del rame, cioè atomi a cui mancano due elettroni. Ma come fa il rame a diventare atomo con due elettroni? Da dove prende i due elettroni che gli mancano? Glieli dà un chiodo, ad esempio. Ho immerso in precedenza, in questa soluzione, un chiodo. Adesso lo prendo. Potete notare la differenza tra i due chiodi. Questo si è già ricoperto di uno straterello di rame metallico marroncino. Il rame è diventato rame atomico. Ma com'è possibile questo fenomeno? Vediamolo nel prossimo filmato. Una lampadina a incandescenza fa parte di un circuito realizzato con filo di rame. I metalli sono buoni conduttori elettrici. L'intensità della corrente viene indicata da un amperometro. Ogni oggetto metallico contiene elettroni in movimento. Durante l'erogazione di corrente, gli elettroni vengono spostati dal polo negativo verso il polo positivo. Al polo positivo arrivano un numero di elettroni uguale a quelli che si allontanano dal polo negativo. Questa lampadina si accende e indica il passaggio di elettroni verso il polo positivo dell'apparecchio collegato al generatore di corrente elettrica. Il circuito però non è collegato direttamente al polo negativo. Infatti, il conduttore metallico termina qui, con questa lamina di rame che è immersa fino a metà in una soluzione di acido solforico. A sua volta, il cavo collegato al polo negativo è immerso nella soluzione acida e termina con una lamina di platino. Osserviamo cosa succede ai due elettrodi. Qui, dall'elettrodo di platino, si formano bollicine di gas. A destra, sotto l'elettrodo di rame, la soluzione diventa blu. Esamineremo ora quale trasformazione si verifica sul lamierino di rame. La lampada a incandescenza rimane accesa e indica che gli elettroni continuano a fluire verso il polo positivo. Essi provengono in continuazione da qui, dalla lamina di rame, perché è questa la via di rifornimento degli elettroni. La colorazione blu proviene dalla parte immersa della lamina di rame che si scioglie lentamente, come si vede chiaramente dopo alcune ore al termine del nostro esperimento. Abbiamo aumentato la tensione per far vedere la correlazione fra la decomposizione del rame
e il contemporaneo aumento della colorazione blu della soluzione. Si sono fatti esperimenti per controllare tanto la diminuzione di massa della lamina di rame quanto il numero degli elettroni che contemporaneamente si spostano. Si è verificato che ogni volta passa un numero doppio di elettroni rispetto agli atomi del rame che vanno in soluzione. Quindi ogni particella di rame che dalla lamina passa nella soluzione ha una doppia carica positiva. Queste particelle si chiamano ioni di rame. Dal greco antico, ion significa colui che si muove. Quindi questi ioni, che causano la colorazione blu, si muovono in seguito alla loro carica attraverso la soluzione. Questi ioni sono già presenti nella lamina di rame oppure si formano in seguito all'allontanamento degli elettroni. Un semplice modello ci mostra che si verificano entrambe le cose. In questa animazione il materiale di rame è formato da ioni di rame caricati positivamente e da elettroni. Gli ioni e gli elettroni mobili nella lamina di rame sono tenuti assieme dalle reciproche forze di attrazione. Appena la lamina di rame viene posta in un circuito elettrico e gli elettroni si dirigono al polo positivo, si formano, lì dove vi è il contatto tra il rame e la soluzione elettrolitica, gli ioni con doppia carica positiva. Sotto l'effetto della corrente continua, a ogni ione che passa in soluzione corrispondono nel circuito elettrico due elettroni. Ne consegue che la parte della lamina di rame immersa nella soluzione a poco si solubilizza e scompare. Gli ioni del rame così formati, essendo con carica positiva, si spostano allontanandosi dal polo positivo verso la placca di platino che è collegata con il polo negativo del circuito. Sull'elettrodo di platino si è formata una patina di rame. Naturalmente essa arriva solo fino al livello della soluzione nella quale gli ioni possono spostarsi. La patina di rame si è formata con un processo opposto a quello che ha portato il rame in soluzione. Infatti, ogni ione di rame prende due elettroni che gli vengono offerti sulla superficie della lamina di platino. Alla fine del processo si riforma il rame metallico, solido. Questo modello semplificato fa vedere che in un pezzo di rame gli ioni caricati positivamente sono tenuti insieme da un numero uguale di elettroni. Oppure si può dire che ioni di metallo caricati positivamente stanno insieme agli elettroni mobili in un pezzo di metallo.
Perciò la connessione fra gli elettroni e gli ioni è il risultato dell'attrazione reciproca di forze opposte. Questo modello è applicabile a tutti i metalli. Vediamo un altro semplice esperimento. Questa volta usiamo una lamina di argento che è sciolta in acido nitrico. Per recuperare l'argento in soluzione, basta usare un metallo adatto. Ad esempio, si immerge nella soluzione un lamierino di rame avvolto in una bacchetta di vetro. In questo caso, gli ioni argento in soluzione prendono elettroni dal rame e i cristalli di argento si depositano sul rame. A sua volta il rame si scioglie e la soluzione diventa di colore blu per la presenza di ioni rame. Nella puntata avete visto diversi fenomeni scientifici legati alla chimica. Se volete approfondire tali argomenti, vi può venire in aiuto Mr. Floppy con il corso di chimica al computer realizzato dalla RAI in collaborazione con l'Italsiel. Il corso si sviluppa in 6 unità didattiche per un totale di 16 floppy disk. Il contenuto del corso tratta argomenti per studenti della scuola secondaria superiore, ma può anche appassionare chi, avendo un personal computer con sistema operativo MS-DOS, volesse saperne di più della chimica utilizzando gli esperimenti dell'imprevedibile Mr. Floppy.